Grazie alla segnalazione di Alessio, tempo fa ho scoperto Abby, che ha un canale simile al mio e dice cose con cui mi trovo assolutamente d'accordo. In particolare Alessio mi ha segnalato questo video che ho trovato subito fantastico. Nel video Abby presenta quella che lei chiama un ingrediente che puoi usare subito nella tua scrittura. Un sistema infallibile che sta dietro i lungometraggi Disney e che funziona sempre. Una scienza che permette di scrivere un gancio perfetto, una formula magica. Allora, dal canto mio ho trovato davvero interessante questo video perché dà una chiave di lettura rapida e facile da elaborare del più complesso Fatal Flow di Dara Marx. Se non ricordi cos'è il Fatal Flow, puoi riprendere questo video. Abby fa una differenziazione importante sulle storie plot driven e character driven, cioè guidate dal plot o dal personaggio. Io ho parlato della differenza concettuale in questo video, cioè se viene prima il personaggio o la trama. La differenza sta in quello che accade, quindi il plot, e il perché quello che accade è importante per il personaggio e quindi per noi, e questo sarebbe il character driven. Io ti consiglio di guardare attentamente il video di Abby, che metto in descrizione. Se hai difficoltà con l'inglese, ti faccio un riassunto. Abby analizza la formula che Disney utilizza spesso nei suoi lungometraggi animati migliori. Lei lo chiama The 5 Minutes Rule, ovvero la regola dei 5 minuti. Nei primi 5 minuti, di solito attraverso una canzone e spesso con una sorta di prologo dell'infanzia, si mostrano allo spettatore questi due elementi caratterizzanti il personaggio protagonista. Il suo desiderio contrapposto alla sua paura. Il personaggio ha un grande desiderio, qualcosa che vuole con tutta la forza, ma contemporaneamente c'è una paura che lo blocca e lo trattiene nel suo sviluppo. Questa contrapposizione fa intuire un misbelief, una credenza erronea sullo stato delle cose. E io penso che sia un po' la base del Fatal Flow. Ed è questo che poi genera la sua paura. Facciamo alcuni degli esempi che fa Abby. In Frozen abbiamo due protagoniste, Elsa che desidera essere se stessa senza nascondersi, ma teme che gli altri la considerino un mostro e che il suo potere possa ferire la gente che ama. Il suo misbelief è pensare che solo nascondendosi o isolandosi dagli altri potrà essere se stessa e tenere al sicuro i suoi cari. Anna desidera vivere fuori dal castello e innamorarsi, ma teme di rimanere isolata assieme alla sorella e di non essere mai amata. Il suo misbelief è che Elsa l'abbia tagliata fuori dalla sua vita perché non le vuole bene. A ben guardare come deve succedere con un buon Fatal Flow, questo contrasto genera scelte sbagliate. Elsa costruisce un castello di ghiaccio portando ovunque un inverno perenne, mentre Anna cerca di sposarsi con Hans senza conoscerlo ed esponendosi così a un pericolo che la sua fretta non le permette di vedere. In Mulan vediamo come lei sia in gamba, ma i suoi talenti non siano riconosciuti dalla sua comunità. Il suo desiderio è scoprire chi è davvero e rendere orgogliosa la sua famiglia a modo suo, ma la sua paura è di non essere adatta a farlo perché appunto nessuno la riconosce in grado di farlo in modo tradizionale. Teme quindi di portare disonore alla sua famiglia. Il suo misbelief è credere che l'unico modo per portare onore alla sua famiglia sia quello di nascondersi e fingersi diversa. Ed è questo che succede, si traveste da maschio e va a combattere al posto di suo padre. Rapunzel desidera uscire e scoprire il mondo, ma ha paura di deludere quella che crede essere sua madre. Il suo misbelief è che il mondo sia spaventoso e di essere debole e inadatta ad affrontarlo. Cosa succederà? Fuggirà di nascosto, ma farà un accordo con un criminale per tornare in tempo alla sua prigione e non deludere sua madre. Questi personaggi hanno tutti alcune cose in comune, oltre a quelle che abbiamo visto. Sono tutti agenti del proprio cambiamento. Fremono per cambiare, ma sono bloccati dalla paura. Arriverà il primo punto di svolta a dar loro la possibilità, non senza rischi, di attivarsi e cambiare la loro vita. Non sono personaggi che si limitano ad assecondare le cose che accadono loro, ma le influenzano, le causano. Quello che soffrono sono le conseguenze e la loro motivazione profonda è sempre il loro desiderio. Attenzione, c'è anche un conflitto esterno che può sembrare una motivazione, un obiettivo, ma è il desiderio interiore a convincerci e a coinvolgerci. Ti ricordo che Marx, Truby, McKee ci parlano di tre livelli della storia: quello esterno, quello interno e quello relazionale. Magari ne parleremo un'altra volta meglio. Guarda il video di Abby e fammi sapere che ne pensi. Anche a te è piaciuto quanto è piaciuto a me?